il Movimento 5 Stelle è sceso nuovamente in piazza per dare sostegno al mondo della scuola e in particolare ai docenti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria che oggi sono qui a manifestare davanti al MIUR. Parliamo dei docenti cosiddetti diplomati magistrale, hanno conseguito il titolo per l'insegnamento nel 2001-2002 e a cui adesso la sentenza plenaria del Consiglio di Stato ha negato loro il diritto ad entrare nelle graduatorie ad esaurimento, quelle per capirci a scorrimento per il ruolo. Sono Alessandra Fantauzzi, maestra elementare del sindacato Unicobas Scuola e Università e sono qui, nonostante sia di ruolo da 24 anni, sono qui con le colleghe a protestare perché questa situazione. Ovviamente non protestiamo contro la sentenza del Consiglio di Stato, che non poteva, immagino, fare diversamente, ma contro chi avrebbe potuto fare molto, ossia la politica. Ricordo a tutti che è stata approvata una legge di riforma della scuola che va sotto il nome di Buona Scuola e che tra le altre cose si occupa di reclutamento. Quella legge ci dice come reclutare gli insegnanti. Peccato che i signori che ci governano non si siano accorti di questa defaillance, cioè esistevano nella scuola italiana maestri diplomati con un diploma abilitante che insegnavano di fatto nella scuola, che oggi sono in buona parte destinatari, diciamo, proposte di contratto a tempo indeterminato, quindi sono quelli che avevano avuto la famosa nomina per il ruolo, stanno facendo l'anno di prova e che adesso si trovano spiazzati. Come ANIEF abbiamo chiesto al Ministero e in particolar modo al Governo, ma a tutte le forze politiche, di approvare un provvedimento urgente, un decreto legge che sia convertito dal Parlamento al fine di sanare la violazione del diritto che è avvenuta con la pubblicazione della sentenza della plenaria che butta fuori dalle nostre scuole più di 50.000 maestre. Chiediamo in questo provvedimento in realtà di riaprire le graduatorie ad esaurimento per tutto il personale abilitato, per far finalmente incontrare domande e offerte, perché il nuovo sistema di formazione iniziale e reclutamento previsto dal governo Renzi e Gentiloni non risolve il problema del precariato, anzi lo acuisce, perché lì potranno partecipare anche i docenti di ruolo, e invece dalle GAE verranno buttate fuori quelle persone che oggi insegnano e che poi chiederanno dei risarcimenti milionari allo Stato italiano. Questi docenti hanno molta rabbia dentro di sé, la stanno pure esternando, ma hanno anche tanta voglia di tornare a quello che amano fare, a insegnare e farlo con delle certezze e con serenità. E noi siamo qui quindi per aiutarli ad ottenere questo.